Nel video precedente abbiamo visto che la regola di base dell'autopromozione è il teorema del grazie al cazzo, cioè se vuoi ottenere qualcosa, fai qualcosa per ottenerlo. E da oggi affrontiamo il suo naturale proseguimento. Fa qualcosa per ottenere ciò che vuoi, ma smettila di farlo alla cazzo di cane. Per qualche ragione inspiegabile, la stragrande maggioranza di musicisti e cantautori in cerca di gloria tenta di promuoversi reiterando una serie di comportamenti e strategie che io proprio boh. Cioè, leggo questa roba e penso, ma perché? Una di queste strategie è la pubblicazione dei propri brani all'interno di quelle foreste incantate piene di creature variopinte che sono i gruppi Facebook per musicisti emergenti, cioè quei gironi infernali di cui vi avevo già raccontato nella prima stagione. Partiamo dal presupposto che pubblicare roba lì è fondamentalmente inutile. Infatti sotto i link e video dei brani postati dagli utenti non è che ci siano questi grandi segni di vita da parte degli altri. Del resto chiunque sia là dentro vuole farsi ascoltare e non è lì per ascoltare gli altri, non gliene frega proprio un cazzo. Un gruppo Facebook per musicisti emergenti è come una piazza piena di venditori di banane. Banane? Banane? Vendo banane? Banane? Camicia gialla? Ehi! Ma dove vai se la banana non ce l'hai? Non ha senso andare a cercare di vendere banane in un raduno di venditori di banane, che sì, sicuramente mangeranno banane pure loro, ma in quello specifico contesto il loro unico obiettivo è vendere le loro cazzo di banane, non comprarsi le tue! In questi gruppi Facebook ogni tanto si affaccia anche qualcuno il cui scopo non è quello di vendere banane e anzi, addirittura chiede agli iscritti di fargli vedere le loro banane. Così tutti i venditori di banane si buttano in massa a mostrare la loro mercanzia. Queste sono le mie banane! Qui c'è un video delle mie banane! Questo è un link alla mia banana! Questa è la mia ultima banana, fuori ora! Peccato che pure a questi tizi di comprare banane non gliene può fregar di meno. Il loro reale scopo è quello di spillarti soldi facendoti iscrivere al concorso per la banana più bella, o cercare di venderti lucidanti per banane, custodie per banane, vestitini per banane. Morale della favola, se hai delle banane da vendere, smettila di cercare di infilarle tra le chiappe di quello che ha la bancarella accanto alla tua e trova qualcuno che potenzialmente sia interessato al prodotto. Fruttariani? Gente con carenza di potassio? Scimmie? Ma ovviamente non è finita qui, al mondo ci sono milioni di venditori di banane, per cui perché mai un mangiatore di banane dovrebbe scegliere le tue invece di quelle di qualcun altro? Perché le tue banane sono le più buone? Perché le tue banane sono le più belle? Che tenerezza, certo che no. Tutti dicono di avere delle banane buonissime, ma alla fine vince quello che riesce a invogliare l'acquirente ad assaggiarle. E invece la maggior parte se la giocherà così. La mia nuova banana è fuori ora, assaggiatela e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Bella, bro! Con l'ovvio risultato di riuscire a vendere forse un paio di banane alla mamma e alla zia. Sapete chi è che invece venderà un sacco di banane? Custodia antiurto impermeabile integrata. Innovativo materiale completamente biodegradabile. Design ergonomico. Pratica apertura con sistema brevettato Pull and Draw. Banana. Afferrato il concetto? Ah, dimenticavo. Da oggi disponibile nella nuova livrea Midnight Black. Oramai l'ho aperta, che faccio, la butto?